Tutti, allora, so che volete uccidermi perché non ho fatto più video nell'ultimo periodo. Sono stata non impegnata, ma un po' di più, cioè tra il lavoro e le cose da fare sono state tantissime. Quindi per girare il video ci vuole un sacco di tempo, un po' per girarlo, un po' per post produrlo, quindi non ho avuto veramente il tempo materiale. Comunque, se riesco oggi vi giro un paio di video, così almeno ve le posto in settimana prossima. Iniziamo subito con il video dei nuovi acquisti, che vi dico la verità, nell'ultimo periodo sono stati ben pochi. Non ho acquistato molte cose, ho avuto poco tempo. Vi dico la verità, non ho trovato neanche cose che mi facessero impazzire. Non so, mi sembra che ultimamente ci sia un sacco di cose viste e riviste. Quindi niente, vi faccio vedere le cose che ho acquistato. Allora, parto dalle meno recenti, ovvero ho fatto un acquisto online su Forever 21. Che avevo visto già alcune cosine quando ero andata a Londra, non le ho acquistate lì. Comunque il sito di Forever 21 è molto facile da acquistare. Il pacco mi è arrivato il giorno dopo, o comunque 2 giorni dopo, è stato velocissimo. Costa poco perché comunque in euro costa molto meno acquistarli in euro che in sterlina, quindi costa molto, molto meno in euro. E niente, vi faccio vedere. La prima è questa magliettina che avevo visto già quando ero andata a Londra. È molto carina, l'ho già indossata un sacco di volte. La taglia ho preso una L perché volevo proprio che facesse l'effetto un po' più morbido addosso. Ed è questa qua, ha la manica, che è un incrocio tra la mezza manica e lo sbracciato, e va giù dritta, molto morbida, questa zippettina sul davanti, e questa era disponibile in grigio e mi pare anche in blu, o comunque un colore scuro. Dietro è semplicissima, però addosso è veramente veramente molto carina. Ha questa cucitura sotto la zip sul davanti e l'ho portata già un sacco di volte. Vi dico che addosso è veramente veramente carina. Il prezzo di questa mi pare sia sui 10 euro, non mi ricordo, però una cosa del genere. Un'altra cosa che ho acquistato veramente a un prezzo cavolata è questo abito che l'ho pagato circa 14 euro, 15 euro, 16, ma comunque sotto i 20 sono sicura. Sempre di Forever 21. È un vestito lungo. Allora, questo sì, questo è davanti. Ha tutta questa fantasia etnica con cui sapete ormai mi sono fissata, un po' fantasie etniche, un po' anni 70. Quindi il davanti è così, ripreso sotto il seno, comunque ripreso in vita più che sotto il seno. E poi la gonna è tutta morbida, ha anche una sottogonna ovviamente. La gonna è morbida e vedete che ha questa fantasia sul sempre etnico, ma con l'arancione, il giallo, ha dei bellissimi colori inseriti. E in vita ha questa cinturina marrone che è con il vestito, mentre la parte dietro è più scollata rispetto del davanti. È molto 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 carino, addosso è veramente veramente bello. Il prezzo, ve l'ho detto, è veramente irrisorio. Oggi ce l'ho con il veramente. E un'altra cosa che ho acquistato, sempre Forever 21, è questa collanina che avete visto già in diversi outfit, perché la metto quasi sempre, mi piace un sacco, che ha questo cerchietto e questa finta pietrina un po' plasticosa sotto, è molto molto bellina. Poi altre cose che ho acquistato da H&M, avete visto, hanno già tirato fuori la collezione estiva dei costumi e boh, ho guardato un po', ce n'erano alcuni che non erano per niente male, però quello che mi piaceva più di tutti e soprattutto che tornava molto bene addosso era questo qua. Allora ha il laccetto che si mette praticamente dietro al collo e dietro ha il gancetto. La cosa fantastica è che addosso al seno torna benissimo perché è molto unito, ha il push-up dentro e essendo a coppa torna molto bene al seno, ha questo nodino sul davanti ed è questo qui. C'era anche la mutandina, lo slip in coordinato, io non l'ho acquistato semplicemente per il fatto che non mi piaceva
molto il modello, anche se la fantasia mi piaceva, però ho pensato magari di abbinarci uno slip o una brasiliana, anche quelle di calzedone, proprio quelli i modelli classici, perché ci sono un sacco di colori, c'è il blu, c'è il verde, il bianco, il nero, l'arancione, il fucsia, quindi alla fine si mette bene un po' con tutto, è anche carina magari fare uno spezzato, perché la mutandina di questo era sempre con la stessa fantasia, aveva una trinina, ma più che altro era di quelle alte, quindi non mi piaceva molto. Il prezzo di questo non è poco, ve lo dico subito. 17,99 la taglia, vanno come reggiseni di H&M. Io ho preso una terza coppa V, comunque non mi ricordo se c'erano anche le coppe, però di altri costumi c'era la differenza delle coppe. Poi l'ultima cosa che ho acquistato giusto l'altro giorno quando sono stata a Milano sono stati questi orecchini da Other Stories che io adoro, cioè sono entrata lì dentro, avevo comprato tutto, ma veramente tutto, c'è della roba fantastica. Il problema è il prezzo, che non è proprio basso basso basso. Questi orecchini, non so se li vedete, hanno il cerchietto con la campanellina e poi ci sono due foglie, quella sotto è dorata e quella sopra è color corallo. E questi li ho pagati non poco, 19 euro, però per l'estate sono bellissimi e c'erano disponibili anche in blu, però era l'inverso, cioè la foglia grande, quella che sta sotto, era blu e quella sopra mi pare era argento, non dorata. Questi sono molto molto belli, non so se si vedono bene. Poi, questi 19 ho detto, vabbè, una cosa basica che ho acquistato da Terranova, queste canottierine semplici, l'ho acquistata in bianco e in grigio, taglia ho preso una M, sono molto carine, veloci, magari indossate anche con qualcosa sopra, io le canottierine le metto molto, molto bene. Quindi queste proprio basiche, e erano in promozione, non mi ricordo, comunque mi pare tutte e due le ho acquistate a 5 euro e qualcosa la coppia. Poi da Zara, ora so che mi infamerete perché so che queste non piaceranno a nessuno, non sono piaciute neanche a mia mamma, e sapevo, immaginavo, ho preso questi pantaloni, che è proprio come quelli che vanno adesso, nel senso sono tagliati sotto il ginocchio, quindi vista così in realtà sembra più una gonna che un paio di pantaloni, ma niente, sono pantaloni in jeans, di quelli larghi che vanno adesso, che avete visto e rivisto, tagliati in fondo a vivo, quindi non hanno l'orlo. E in vita, vedete, sono elasticizzati e hanno le tasche e questo laccetto sul davanti. Vi dico la verità, nel senso che non sono ancora molto abituata a indossare questo genere di cose, però a me piacevano, quindi ho detto no, vabbè, le prendo. La misura, ho preso una M e questi venivano 39,95. Però dai, ragazzi, qualcuno, so che qualcuno piaceranno, so che questo trend a qualcuno piace, quindi verrò appoggiata in ciò. Altre cose che ho preso sempre da Zara sono questi fighissimi pantaloni, che sono veramente belli. Non so se siete stati ultimamente, avete visto, ci sono un sacco di cose un po' etniche, un po' stile anni 70, questi pantaloni un po' larghi, bellissimi, li adoro. E ovviamente taglia M, questi qua, ho preso questi qua che sono a vita alta, addosso ragazze tornano stra benissimo. Sono a vita alta e poi hanno tutta questa fantasia, la gamba è morbida, nel senso che è un po' a palazzo, e hanno tutta questa fantasia etnica, proprio anni 70, e li ho fatti accorciare un po' perché la taglia, io ho preso una M e mi andava bene, ma la lunghezza, già che sono un 80, quindi comunque di solito non ho problemi, però la lunghezza erano veramente troppo lunghi, nel senso che se avete un evento, un'occasione, le volete indossare con un paio di tacchi o comunque pensate di indossarle con i tacchi, ok, magari vanno bene, però se le volete indossare con una scarpa bassa o comunque con un tacco medio, erano veramente 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 lunghi, ma della serie che, cioè, entravano sotto la scarpa, e quindi le ho fatte un po' accorciare. Hanno la zip laterale. Il prezzo di questi mi pare sia stato sui 49, però ora non mi ricordo, una cosa 45-49. Altre due cose che ho acquistato sono queste gonne anni 50, di cui ultimamente veramente ne vado veramente pazza, veramente, veramente.
una è questa, questa fantasia che richiama un po' le stampe di Cilla Jean, molto leggera, proprio veramente, veramente leggera. Avrò detto mille volte, veramente, c'è cioè una cosa assurda. E di Zara Trafalook, la taglia presa una M con la zippettina laterale, questa vita alta, quindi molto carina, addosso torna benissimo. Questa mi pare era anche, aveva il suo corpettino e l'ho pagata circa, non mi ricordo se 20 euro, una roba del genere. Comunque un prezzettino veramente giusto, veramente. Cioè, oggi muoio. Un'altra cosa che ho acquistato, ancora non ho indossato, è quest'altra gonna. Sempre anni 50, con questa stoffa un po' pizzettino sangallo, sempre vita alta, zippettina sul dietro stavolta, quindi vita stretta, non elasticizzata, sotto il ginocchio, taglia M, questa costava di più, 49,95, però è anche un po' più strutturata rispetto all'altra che è un pochino più veloce, però è bellissima, io adoro il bianco in estate, anche se lo porto poco perché i pantaloni bianchi non mi piacciono un granché, però le gonne bianche o comunque gli abiti bianchi mi piacciono tantissimo, quindi sì, ho detto vabbè, magari viene anche spezzata con un grigio, con un colore, con una fantasia e questa è molto carina. E niente, questi sono gli ultimi acquisti che ho fatto, non ho altro da mostrarvi. Spero ce ne saranno altri prossimamente. Niente, mi raccomando, seguitemi sempre sui vari canali. Instagram mi trovate come Caterina Salvietti, su Facebook trovate la pagina fan di Breakfast at Katie. Ricordatevi sempre ovviamente il blog breakfastatkatie.com e niente, su YouTube questo è il canale ovviamente. E niente, vi mando un bacione e a presto.